Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Unboxing. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Era da un bel po' di tempo che effettivamente non vi mostravo più qualche cartuccia di qualche Akron Pokémon e forse ne sentivamo la mancanza? Può essere. Ma dopo avervi mostrato Akron del calibro di Pokémon Brown e di Pokémon Prism e dell'anche ormai defunto Pokémon Clover, perché sono stato scemo e ci ho sovrascritto sopra, neanche troppo scemo perché ci ho messo sopra qualcosa di carino qua, oggi dalla scatola magica, che non è palesemente la scatola dove mi è arrivata l'Akron, estraiamo Pokémon Glazed. Pokémon Glazed è un'altra di quelle Akron fantastiche che aggiunge una marea di robe al gioco. Questa è una Akron di Pokémon Smeraldo. All'interno del gioco ci troviamo nella regione di Tunod, o Tunod, dipende come è pronunciato. E oltre a questa possiamo anche girare in altre due regioni, ovvero Rancor e Johto. In questo titolo non partiamo con solo 3 starter, ma ben 5. Hai un'ottima scelta, quindi. Inoltre, tutti quanti gli starter si possono catturare. All'interno del Pokédex troviamo Pokémon dalla prima alla quinta generazione, con la possibilità di catturare dalla prima alla quinta generazione anche di leggendari. Tutti i capi palestra che incontreremo si possono risfidare, e inoltre abbiamo una storyline unica con nuovi personaggi, una grafica rifatta e degli sprite migliorati. Prendiamo il nostro Game Boy SP e proviamolo subito. È sempre bello vederlo accendere. Come potete vedere, ha una schermata tutta sua. Sono contento che almeno qualcosa nella intro l'abbiano cambiata. Chissà qual è il loro Pokémon preferito. Ti giuro che non riesco a capirlo. Va bene, vediamo come inizia il gioco. Oh, ma guarda, un NPC qualunque. Ciao e benvenuto nella regione di Tunod. Il mio nome è Professor Willow, ma molte persone mi chiamano il Professore Pokémon. Questo è un Pokémon. Ed è un Turtwig, ma che bello! Questo mondo è largamente popolato da creature chiamate Pokémon. Gli umani vivono accanto ai Pokémon, a volte come compagni di giochi, a volte come compagni di lavoro. E a volte ci combattiamo anche assieme. Ma nonostante la nostra vicinanza, non sappiamo tutto dei Pokémon. Infatti ci sono molti, molti segreti che circondano i Pokémon. Per scoprire questi misteri ho iniziato a fare delle ricerche. Questo è ciò che faccio. E tu sei? Sei un maschio o una femmina? Che belli modelli. Facciamo maschio. D'accordo, come ti chiami? Geco, eh? Ah, tu devi essere il Geco di cui ho sentito parlare, giusto? D'accordo, sei pronto? La tua avventura sta per iniziare. Prendi coraggio e avventurati nel mondo dei Pokémon, dove i sogni, avventure e amicizie ti aspettano. Beh, ti aspetto più tardi, vieni a vedermi al mio laboratorio. Ah, così proprio? Siamo buttati già nel mondo? Ciao, cosa ci fai in un posto del genere? Io non aspettavo nessun altro che venisse. Ti riporterò indietro questa volta e ti spiegherò il meglio che posso, ok? Non avere paura, ti riporterò indietro al sicuro. Ma il viaggio non è divertente per niente. Ok. Ah, era... pensavo fosse un sogno io. Questo è il posto giusto? È questo. Ma come? Ti spiegherò più tardi. In qualche modo, sei riuscito a passare dal tuo universo al mio. È una cosa buona che tu sia apparso così vicino a me. O sarebbero stati grossi guai. Ora che sei stato lì, non c'è nulla che possa fermarti dal caderci di nuovo. Quindi fai attenzione. Scusa, devo andare. Cercherò di spiegarti più tardi. Ciao!
Ok, quindi siamo immischiati in viaggi universali? Questo mi stai dicendo? Vabbè, chi se ne frega. Io voglio vedere gli starter che hanno messo in questo gioco. Bella la città iniziale. Ah, molto veramente Johto. E c'è una statua degli starter. Chikorita, Cyndaquil e Totodile. Questi erano i Pokémon che venivano offerti a Tudor, finché il professor Willow non ne ha importati di nuovi da Sinnoh. Wow! Quindi abbiamo 5 scelte, tra cui questi e Sinnoh, mi stai dicendo? E allora perché non sei? Buongiorno, sono venuto a trovare il professore. Ah, ce l'hai fatta! Ah, sei tu? Pensavo fossi il modello sbagliato. Mi stavo iniziando a preoccupare. Sono sicuro che hai preso la licenza di allenatore ieri. Quindi sono qui per darti il tuo compagno Pokémon. Questa macchina ha 5 Pokéball all'interno. Scegli quella che vuoi. Fai attenzione alla tua scelta. Questo sarà il tuo nuovo miglior amico dopo tutto. Va bene, vediamo che cos'hai. Abbiamo Turtwig, Chimchar, Piplup, Shinx e Riolu. Ah, ok, tutti da Sinnoh. E io pensavo fosse un po' misto. Beh, Shinx è molto generica come cosa, però anche Riolu sicuramente non è difficile da trovare. Però siccome ha detto che tutti gli starter si possono catturare, io vado su Riolu. Sicuro che vuoi questo? Assolutamente. Perfetto, hai ottenuto Riolu. Ah, hai scelto Riolu. Di solito ti darei un Pokédex, ma ho dato il mio ultimo qualche giorno fa e non ne ho ricevuti altri. Ho un amico che si chiama l'Inventore. Vive a Choco Town. Sono sicuro che avrà uno o due Pokédex. Ti dispiacerebbe andare da lui? Buon viaggio, Geko. Va bene, andiamo a vedere qual è il primo Pokémon che troviamo nell'erba alta. Ah, i nostri genitori attaccati da un Pikachu, fantastico. Ehi, Pikachu, smetti di dare fastidio ai miei genitori e vieni qua. Bastardo, ti attacco! Sì, la madonna, c'ha una sciarpa, ma è unico. Ma che figo. Vai Riolu, ammazzalo di botte. Ed è femmina, fantastico. Spaccalo. La madonna, un critico così diretto. Bellissima comunque la schermata con il Pokémon unico, fighissimo. Pika, pika, ciu, ciu, ciu. Ed è andato via. Tutto bene voi due? E abbiamo ottenuto le scarpe da corsa. E anche il condividi esperienza. Grazie padre. Quindi, in conclusione, anche questa è sicuramente una Acrom fantastica che mi sento assolutamente di consigliarvi. Purtroppo, come sempre, non vi posso lasciare il link di sotto in descrizione perché purtroppo anche questo rivenditore da cui l'ho presa ha chiuso. Purtroppo è anche ovvio che queste cose non durino troppo. Però diciamo che quando hai quell'attimo di tempo in cui riesci a prenderle, sicuramente hai un pezzo unico da aggiungere alla collezione. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo alla prossima Acrom. Ciao a tutti!